Inglot brings you the power of colours. Be unique. Try out the new Colourplay collection, where colour comes to life. Rainbow eyeshadow palettes. Unique shades of lipstick for you to customise and create. Mascaras and eyeliners for you to mix and match. Be bold. Be colour. Be free. Be Inglot. One Night Stand. Etiġi miġjub lilkom. Grazzjal. Rox Travel. Baskas. Moreka. Apples Melinda. Locally available by Mazaga Fruits. Piccinino. BenzinMota.com. Behind every success, there's Portugas. Nilawkom l-ura wara reklam fakrukom li jekk intom tridu tkunu parti mill-kompetizzjoni tagħna, l-kompetizzjoni sejjes, intom tridu tapplikaw issa. Ovvjament meta tapplikaw tkunu fiċ-ċans li terbħu rigal tal-ħolm. Iva terbħu tiġ tal-ħolm. Jekk intom kopja li għandkom id-data tat-tiġ tagħkom lesta, tistgħu tieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni u titħlu fiċ-ċans li terbħu rigal li jiswa 40,000 euro. Iva tistgħu terbħu rigal grazzi għal Rox Travel, Island Caterer, Classic Jewelers kif ukoll fino rigal li huwa tiġ tal-ħolm. Ovvjament intom kull matru tamlu għalli tapplikaw illum qabel għada sabiex ovvjament tkunu parti minn daw is-semi finalisti u mbagħad ħallu f'idejna sabiex insejħulkom u tkunu parti minn din il-kompetizzjoni. Kompetizzjoni say yes. Kompetizzjoni say yes. Miġjub lilkom grazzi għal Classic Jewelers Fino, Island Caterers, Rox Travel. Wara s-suċċess li kellna fil-ġimgħat li għaddew fejn stidinna stilla Taljana l-Pamela Petra Roro, din il-ġimgħa stidinna stilla oħra, l-One Night Stand oħra, stilla ikbar din id-darba. Iva Sinjuri magħna minn hawn ftit ieħor, ibqgħu hemmhekk għas-ser ikollna lil Nina Moric. Bħala waħda mill-iktar nisa sexy ġewwa l-Italja, però twildet ġewwa l-Kroazja. Bdiet il-karriera tagħha bħala top model. Għamlet diversi xogħlijiet fost l-oħrajn ħadmet ukoll ma' Ricky Martin. Rajnija darbtej ġewwa l-Iżola dei Famosi. U l-lejla hawnhekk għal One Night Stand fejn qatt qaluli li kien ser ikollu One Night Stand magħha. Iva Sinjuri, għalikom Nina Moric! Hello, what a gentleman. Che gentiluomo. Grazie mille. Preferisci parlare inglese o italiano? Io preferisco parlare italiano. Allora parliamo italiano. Ok, ti puoi... Noi siamo internazionali. Internazionale, è vero che sei internazionale, no? Beh, ormai ho vissuto ovunque, non c'è un posto... A Zimbabwe non l'ho vissuto. A Zimbabwe. No, io sono ancora andata, però mi sa che mi trasferiscono fra poco là. Mi siedo? Sì, sì, ti puoi sedere. Come ti trovi qui a Malta, Nina? Benissimo, sono stata qua 3-4 anni fa, mi sa. Perché abbiamo fatto un piccolo film e abbiamo fatto proprio qua, è stato veramente bello. Io so. Era aprile, maggio, era bellissimo, tempo stupendo. Adesso, anche stamattina è bellissimo. Adesso fa un po' più freddo, no? Sì, però guarda, di giorno è bello. Io ti faccio un VEF click per te, se ti piace. Ma sì, io ubriaco, dirò le cose molto... Sto scherzando. No, no, ma dai. Io, veramente, per essere onesto, mai nella vita mia... Sai che porta bene? Porta bene. Porta benissimo. Perché non mi hai buttato verso di me? Sta qua, te lo regalo. Vai. Non ho buttato... È un regalo. Nina, tu sei nata il 22 luglio 1967? 76, 76. 86. 86. Non è vero, 76, sì. 76. Sai quale canzone c'era al numero uno in Inghilterra quel giorno? No. No? Te la facciamo ascoltare. Ma veramente? Yeah. Questo era Elton John e Kiki D.
Ah, è proprio quell'anno? Era quello, numero uno? È quel giorno. Quel giorno? Quel giorno, sì. Ecco perché lo sapevo. Io amo Elton John. Questa canzone si chiama Don't Go Breaking My Heart. Non mi rompere il cuore. Non mi rompere il cuore, come stupendo. Si dice in italiano. Allora, cheers. Saha. 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 Non mi spezzare il cuore. Tu hai mai spezzato? Mai. Hai mai spezzato il cuore a qualcuno? Mai. Mi hanno spezzato sempre a me. Neanche quando eri teenager? Ma non lo so, ma quando siamo piccoli, ma sì, ma succedono le cose, però cerco sempre di non fare male agli altri, sai come si dice, non fare male agli altri, così ma non torna a te, perciò. Andiamo un po' indietro, tu sei nata in Croazia. Io sono nata in Croazia, però ho fatto i studi, poi a 16 anni sono andata via, poi tornavo, facevo avanti e dietro, perché nel 1996 ho vinto il concorso Look of the Year. Quanti anni avevi? Avevo 19 anni. Giovanissimo. Sì. E poi ho vissuto a New York per 6 anni, ho fatto la top model. Per quello c'hai un inglese top notch, come si dice in inglese. I have a perfect English, so for me it's okay if we talk on English. Come mai ti sei trasferita in Italia? Vabbè, poi io ho lavorato tantissimo, a un certo punto mi sono stancata, ho avuto una voglia di... Sai, America è bellissima, poi ho vissuto in Inghilterra, in Francia, ovunque. Però a un certo punto nella mia vita poi mi sono detta ma voglio trovare un posto in Europa, vicino a casa mia, vicino a Croazia. E poi in quel periodo in Italia si faceva questo programma, che era un programma molto importante, di Giorgio Panariello, che si chiamava Torno Sabato. E come loro cercavano me per partecipare a questo programma, alla fine ho fatto questo programma e sono diventata in un mese una superstar in Italia. In Italia? Sì, che è una cosa completamente diversa, perché io nasco come top model lì, come una showgirl, però io preferisco definirmi una top model perché la mia carriera è molto più ampia nell'ambito della moda. Ma il tuo primo provino, il primissimo provino, te lo ricordi? Primissimo provino mi ricordo. Com'era? Aspetta, ero in Germania. In Germania? Sì, avevo 16 anni. In tedesco? Anni. No, in inglese. In inglese, ero in Germania per, you know, Triumph? Sì. Ecco. La macchina, no? Ma che è la macchina? Abbigliamento intimo. Ah, ok. Vabbè. Oven, questa te la perdono. Me la perdoni questa. I forgive you this one. On the next one, just go to your head. No, ero per Triumph. Ma scusa, non per fermarti, ma mi dai colpa se mi sbaglio con la Nina Moric che mi si siede ma qua. Ma stai scherzando, secondo te, io sono permalosa, sto scherzando. Ok. Era per linea bambini. Vero? Sì, ma 16 anni non puoi metterti, esatto. È un po' esagerato. E ero tutto tremao, però ho preso il lavoro. È andato bene. Poi dopo qualche anno, hai anche lavorato con Ricky Martin. Lei dopo qualche anno ha lavorato con Ricky Martin, anche lì è stata una cosa abbastanza casuale, perché io in quel momento stavo a New York e sfilavo. Mi hanno chiamato da Los Angeles, mi hanno detto guarda, come abbiamo dato tanti composite di tante top model, perché lui voleva una top model, e il direttore del video era Wayne... Adesso non mi ricordo più, vabbè, era quello che faceva tutti i video di Madonna. Esatto, di Madonna. In quel tempo era veramente un foga lui. Sì. E allora lui si è fissato con me e voleva vedermi. Allora sono entrata in questo albergo dove c'era Ricky Martin, tutti loro. Fuori c'erano tutte le top model che aspettavano. Sono entrata, mi guardavano e mi hanno chiesto, ma domani a che ora possiamo cominciare? Tu? Io, ah? Ho detto, no, ti abbiamo preso, ormai ti abbiamo visto, tu sei la donna di Vida Loca, perché nella canzone parla di questa ragazza di questa... che vive, she only drinks French champagne, vediamo il video water. Insieme? Ce l'hai qua? Sì, ci abbiamo un montaggio, vediamolo. Guardiamolo. Fall. She's in new sensations.
sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living the vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca. Vi sentite ancora con Ricky Martin? No, sai cosa? L'ultima volta l'ho visto un paio di anni fa a MTV Music Awards, ma lui si è un po' ritirato, poi dopo le sue dichiarazioni lui si è ritirato. Io non lo sapevo nel video e quel bacio per me era vero. Ti ha rotto il cuore quel... Mi ha spezzato il cuore. Ti ha spezzato il Però cuore. Però lui è una bellissima persona, guarda, veramente un bellissimo ricordo di Ricky Martin, perché come se abbiamo fatto tutto il video di notte. Molto duro il lavoro. Molto duro. E eravamo in questo campo dove c'era questo freddo. Di solito a Los Angeles fa caldo, ma so quel giorno c'era freddo. E lui è andato a casa sua, ha preso le coperte. Wow. È stato veramente... Guarda, una bellissima persona e mi dispiace che abbiamo perso contatto, però è una bellissima persona e vi auguro tutto bene. Ma era vita, no? Nina, nella tua vita ci sono molte persone che misinterpretano la tua immagine, mentre in realtà sei una persona molto tranquilla, molto raggiungibile. Sai cos'è? Quando purtroppo vivi in ambiente come il nostro, la gente si afferma all'apparenza e ti giudica anche non sapendo niente della tua vita privata. A base di, non so, un gossip, non so, una uscita sul giornale dove magari sto per cadere e sono assolutamente sobria, perché io non è che bevo, e loro scrivono, oh mio la Dio, Nina, qua, perché vogliono fare scandalo. Ma in Italia le cose si amplificano molto, e no? Infatti io per questo ho fatto anche la denuncia a un giornale e ai giudici mi ha dato ragione, adesso mi stiamo facendo un bel fondoschiena, come si dice. L'anno 2013, che è appena passato, per te, per quale cosa sarai ricordato? Perché ho incontrato l'uomo della mia vita. E come si chiama? Si chiama Massimiliano. E dove vi siete incontrati? In realtà ci siamo conosciuti tanto tempo fa, 9 anni fa. Però non era il momento. Poi, quando arriva il momento, arriva. Non puoi fare niente, sai, destini nella vita, io credo nel destino, credo che le persone si incontrano per una ragione, per quello che 9 anni fa non era il momento giusto, esatto, adesso lo è. Non voglio mai perderlo, però io dico sempre, anche se lo perdo, lui sarà sempre la persona più importante della mia vita, oltre a mio figlio. È la mia anima gemella. Voi vi siete sposati quest'anno? Noi siamo sposati in Cambogia, sì, abbiamo fatto questo rituale cambogiano molto bello, anche se io sono cattolica. Qual è la differenza tra il rito normale, nostro convenzionale, e quello che vi... In teoria non c'è differenza, perché è stata veramente una cerimonia stupenda, organizzata in una maniera pulita, con tutti questi preti loro, con queste preghiere di purificazione, veramente una cosa molto emozionante. Poi questa cena, ci hanno realizzato questa cena, so immaginare, piena di candele, con il ruolo rituale, dove loro ballavano, cantavano, veramente. In un modo molto semplice ma molto speciale, no? Ma una cosa che non ti puoi dimenticare mai, sai, è talmente importante che ti rimane nel cuore più di qualsiasi altra cosa. Io qui nel mio questo appartamento c'ho un apparecchio molto speciale che quando provo a sintonizzare trovo delle canzoni che sono a cuore delle mie one night stands. Ok. Proviamo a trovare una canzone che sta a cuore a Nina Morich. Ok. Proviamo. Non ti seguo, sto qua. No, stai là. Io vado qua, provo a sintonizzare e troviamo qualche cosa di speciale. Questi sono gli U2, Sarajevo, no? se non mi sbaglio si chiama. Cosa ti ricorda? Una cosa un po' triste. Una cosa un po' triste? Però bella. Quando ho vinto... Allora, c'era stata la guerra in Croazia. Tu l'hai vissuta, no? Sì, 91. E
quando io ho vinto questo concorso Look Who Dare, quando uscivo mi hanno messo questa canzone. Però ero da una parte contenta per la vittoria, però dall'altra parte mi sono passate tutte le immagini della, purtroppo la guerra è una cosa bruttissima. Quanti anni avevi durante la guerra? 91, guarda, 76, 91. Piccolissima, giovanissima, noi. 12 anni, 11 anni, una cosa simile. Si viveva dei giorni difficilissimi, posso immaginare. Sì, abbiamo vissuto nei shelters, underground. Sottoterra. Sottoterra, per diverse settimane non andavamo a scuola. Poi hanno bombardato la mia scuola. Tu dove abitavi in Croazia? In Zagabria. In Zagabria, la capitale, no? Capitale. Però hanno bombardato le mie scuole e sono morte tante persone e grazie a un ragazzo io sono viva e lui è morto. Vero? Sì, però sono cose che... succedono? Sì. Ritorni in Croazia spesso? Non spessissimo, perché ormai la mia vita è qua, però... Qua, in Italia. È vero, in Italia. Magari mi trasferisco a Malta. Mi trasferisco a Malta. Se ti vuoi trasferire, io ho due camere per te, per tuo marito, per il tuo bambino. Guarda che siamo guarda che c'erano tre bambini. Mio marito c'era due figli per le precedenti relazioni. Perciò... Tre bambini sono un e po' problema. E c'è anche un cane in casa. È un cane più problema. Ce l'abbiamo anche allora, un cane. Forse è mica un cane, è mica un cane così. È un Shiba Inu, no? Un Shiba Inu. E guarda, se ti muore sono... Ritiro la mia invitation. Bravo, il ritiro la tua invitation, ti conviene, guarda. Scusami. Shiva non si tocca. Non per essere, come si dice, maleducato, ma ritiro la mia invitation. Non ti preoccupare, guarda. Vediamo cosa troviamo. Veniamo. Mentre dormi ti proteggo. Parliamo dei bambini. Questo è Max Gazzè. È per mio bambino, sai perché? Mio compagno, quando eravamo quest'estate, mio marito, scusami, quando eravamo quest'estate in Croazia, lui metteva questa canzone e lui si addormentava. E come lui questa canzone anche mette ai suoi figli, è una canzone che... Bellissimi ricordi. Sì, perché lo vedeva proprio, guarda, e lui diceva, Max, mi metti la canzone. Fiosa. Allora lui andava e lo metteva, e quando anche stessa cosa fa con i suoi figli, papà, vogliamo sentire questa canzone. Perciò è molto bello. Tu hai un figlio di 11 anni oggigiorno, no? Ma è grande, è alto, anzi 2,11 metri. Se assomiglia alla mamma è altissimo, no? Sì. Sei più alta di me quasi. Ti ricordi il giorno che hai scoperto che eri incinta? Sì, mi ricordo, ero felicissima e ho vissuto la gravidanza da sola, perché io nella vita ho fatto tutto da sola. Perciò sono orgogliosa di me stessa, perché non solo la gravidanza, anche dopo la gravidanza ho fatto tutto da sola, e per questo che mi dà diritto, che mi sento, sai, sbagliamo tutti, sai, certo. Non sono madre perfetta, però cerco in tutti i modi di dare sempre una buona dritta a mio figlio. E infatti è un bambino serenissimo, straordinario, un bambino che va benissimo a scuola. Fra qualche anno porterà la prima fidanzatina a casa. E infatti la fidanzatina sparirà da qualche parte e nessuno la vedrà. Mamma, ma dove mi... Non era qua. Io non c'entro niente. Sarai una mamma di quelle un po' gelosi. Io le manderò a qualche parte. A Zimbabwe, guarda. Un bellissimo posto, gli dico, guarda, devi andare là, è stupendo. Via, 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 dai, dai. Un'altra canzone. You were there for summer dream. Robbie Williams. Eternity. Eternity. Cosa rispecchia questa? Rispecchia un periodo della mia vita dove sono stata molto male. Sai, ci sono periodi della vita dove uno anche, sai, specialmente in questo ambiente, tante persone, poi io metto sempre le cose, non sono una che si nasconde dietro sue paure. Era c'era stato questo periodo molto difficile per me. E questa canzone mi accompagnava durante questo periodo, mi dava la forza di andare avanti. Ma in generale tutte le canzoni di Robbie Williams.
perciò è triste, perché se l'ascolti è molto vera come la canzone. È vero. Però per me significa la forza, non mi rattristisce come il Sarajevo, mi dice, perché le parole quando ce la farai, dice one day you're gonna find your freedom for eternity, sì. So, un giorno troverai la tua libertà per l'eternità. Tu hai vissuto molti momenti difficili e come sì, donna sei molto forte. Però sono sopravvissuta. Sono da dove trovi la forza? Dentro, guarda, io credo che noi... io non mi schiaccio nessuno, guarda, non ho mai capito questo. Perché, guarda, veramente ho vissuto tante cose brutte e, sai, molte cose non ho mai dette. Però poi dico, c'è gente che sta peggio. E se puoi mandare un messaggio a tutte le persone maltesi, tutte le donne maltesi che stanno trascorrendo forse un momento un po' difficile, cosa dici? Ma io l'unico messaggio che dico, trovate forza. Allora, prima soprattutto se hanno i figli, i vostri figli sono la vostra salvezza, perciò guardate nei loro occhi, potete sempre trovare la pace. Se non avete figli, avete fiducia in voi stessi. Perché la cosa più bella che avete è la propria vita. È vero. E la vita va vissuta, perché il dono, la vita è un dono, ci siamo guadagnati questo dono e non sprechiamola e non diamo per vinta a quelli che ci vogliono male, perché non ci meritano. È vero, bravissima. Io ho un challenge per te, c'ho una sfida piccola. Oh mio Dio, Owen, cosa dobbiamo fare? Cambiamo completamente atmosfera, c'ho un housewife rating. Ok, io bevo. The Lascaux Supermarket Housewife Rating. Wasanna l-Housewife Rating tal-lum u fil-fat għamlu il-Nina Morriċ il-Housewife Rating. Nina Morriċ, sei pronta per il-Housewife Rating? Per forza, mi avete messo qua davanti a questa cosa, devo per forza. Guarda, io sono il giudice di questa sfida. Ok. Allora, se giochi le carte, se metti le carte bene, il giudice ti può dare dei punti extra. Punteggi extra. Esatto. Ok. Cominciamo? Vai! La prima parola maltese. Cosa significa in italiano? La parola è timpana. Timpana. Timpano! No! Completamente diversa. Timpana. Si mangia... Lasagne? Vicino? Patate? No! È pasta al forno in forma di penne. Con il ragù. Ma scusa, ma non potevi chiamare pasta a penne con la forma di timpana? Timpana. Va bene. La seconda parola è... È... Ti do mezzo punto. Ok. Ok? Meglio di niente, no? Sono sempre arrivata alle lasagne vicino. Vicino, esatto, per le lasagne. Tu mi hai ricordato. Vai, adesso sono pronto. La seconda parola. I. Ah? I. I. No. I. T. I. Ah? T. I. T. I. 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 Per impastare, per fare... quella cosa là? No, è un ingrediente di cucina. Sale? Bianco? No, si usa zucchero. Per... No, per... Farina! Farina! Difficile, Ma io maltese non parlo mai. Piuttosto imparo il lingua di maltese, cane, che maltese. La terza parola. Vai. Tazza. Tazza? Brava. Non era quella, ma te l'ho data così prendiamo due Grazie. Punti. Due punti e mezza. L'ultima... Ultima! Questa è la nostra speciality, diciamo, in inglese. Mm-hmm. Cazzola! Ah? Cazzola! Fondo schiena? No! Si usa in cucina! Avanti schiena? No! Si usa in cucina! Quello che si... No! Padella? Vicino? Pentola! Pentola, brava! Questo applauso grandissimo per te. Brava. In maltese la chiamiamo cazzola. Cazzola, molto bene. In Bravissima. Italiano cazzola non sarebbe molto gradito, però. Nina Morriċ, guarda, in realtà ti devo tre punti. Allora, posso dire cazzola? In italiano ti avrebbero detto cazzone. Vai. Ti diamo tre punti e mezzo, ok? E vai! E va benissimo. Nina, il momento più bello della tua carriera, qual era? Più bello della mia carriera, sfilate per Versace. Perché Versace, allora, ero bambina e sono
È stata una cosa strana, perché sono arrivata a Milano per fare diverse sfilate, però Versace prendeva proprio le top, era Nomica Amber, Kate Moss, solo loro voleva. E in quel momento mia agenzia mi ha mandato là per fare una cosa, fitting. Sono entrata dentro, sono andata in bagno, sono uscita di bagno e lui mi guarda e mi dice: tu chi sei? Ho detto, Nina. Ha detto, cammina! Ok, ho cominciato a camminare, ho detto, sei presa, tu da oggi sirerai per me. E ho fatto tutte le quel giorno che ha avviato la mia vita, perché lui veramente credeva tanto in me. Ho fatto anche il catalogo per lui, la campagna che ha scattato Santo D'Orazio. E veramente bellissimi ricordi, perché lui era un uomo molto, anche lui, molto generoso. Ti ricordi il giorno che hai preso la notizia della sua morte? Ero a Roma, sì, perché dovevamo fare Piazza di Spagna. Ero a Roma e mi ha chiamato il mio agente. Sono andata in pasticceria, ero mancanza di zuccheri avevo, perché sono appena tornata da New York, ho fatto New York. E alla pasticceria mi ha chiamato la mia agenzia di New York e mi ha detto: Nina, Gianni è stato ucciso. Io, guarda, ti giuro, non ci volevo credere, perché mi sono messa a piangere, perché veramente eravamo come famiglia, perché io lavoravo tantissimo per loro. Poi ci sentivamo anche a telefono ogni tanto, lui mi chiamava ogni tanto. Eravate come famiglia? Sì, eravamo molto vicini. Parlando di famiglia e di amici, hai un amico o un'amica che del cuore che sono nel mondo dello spettacolo? No. No. Io purtroppo nel mondo dello spettacolo non frequento nessuno, ma perché diversi tipo di stile di vita, perché io non mi piace, questo è il mio lavoro, ovviamente sono un po' anche, diciamo, mi piace apparire, però davanti a telecamere, però quando si spengono le telecamere mi piace vita tranquilla. Non sono una persona che piace andare alle feste e tutto questo, e non è che tutte le mie amiche condividono queste cose, amiche, diciamo, colleghe, e mie amicizie vere sono quelle proprio prima. Storiche. So che hai registrato appena un cover e noi, sì, The One Night Stand, abbiamo l'anteprima del backstage. Sì. Lo vediamo insieme? Lo vediamo insieme, quanto stonavo. No, ma dai. Vediamo. Lo vedi là? Questo era il backstage del tuo cover. Cosa aspettiamo da Nina Moric per l'anno 2014? Allora, ci sono due progetti. Allora, la musica, ti devo essere sincera, io ho detto che top model, però la musica è sempre stata nel mio cuore, e io ho perso un'occasione nel 99, perché Sony voleva firmare il contratto con me e Christina Aguilera, e io, perché avevo veramente paura, perché ogni tanto mi prende panico, avevo paura che non sono in grado di gestire, è una cosa grande. Esatto. E allora ho rifiutato. E Christina Aguilera è andata avanti, infatti Christina Aguilera vive in America, bella felice, però è un po' ingrassata, poverina. È meglio stare così che ingrassare. È meglio bella snella, no, comunque è una voce straordinaria. Siamo due generi completamente diversi, io sono molto più rock, lei c'ha una voce molto più profonda. Però comunque ho perso questa occasione. Però adesso con Celentano Sgubbe, con Efraim, abbiamo fatto questo... È una cover e poi andiamo avanti. E poi un'altra cosa, con mio marito cominciamo a fare questa linea di abbigliamento. Vero. Perché lui è già nella linea di abbigliamento che si chiama Who's Who, però noi vogliamo fare una cosa anche nostra, perché io, facendo modella, un po' di gusto ce l'ho, e lui c'ha tanto gusto. Certamente. Lui è un uomo da fare, un uomo che sicuramente sa fare il suo lavoro meglio di chiunque altro, e si fida del mio gusto, io mi fido del suo e io mi fido del suo, perciò abbiamo cominciamo a creare questo progetto che ci porteremo avanti per 2014, così almeno passiamo poi tempo insieme, perché è bello stare lavorare insieme. In bocca al lupo per l'anno 2014. Grazie mille per aver accettato la mia invitation per il One Night Stand. Grazie a te. Grazie mille.
Ma è stato così bello. Speriamo di rivederti a Malta. Non nel 2018, no. Un po' prima. Quest'anno, quando vuoi. Sai quando? Quando? Magari quando uscirà veramente quando uscirà veramente il disco. Ok. E vengo qua a cantarlo. Perfetto. È un'altra one night stand. Un'altro one night stand. Perfetto, grazie mille, ti bacio per l'ultima volta. Vieni. Grazie mille. Te. Facciamo il karaoke. Facciamo il karaoke? La facciamo, ok, perché mi hanno detto che non ci abbiamo tempo. La possiamo fare? Un pochino. Sì, la possiamo fare, sì. Ti puoi accomodare ancora? E io mi accomodo a quella parte. Hai visto il coscino che l'hanno preso dal mio... Ah, Madonna. Questo l'hanno fatto da me. Il tuo addominale? Eh sì, è il mio addominale. Ok. Oh, non credo neanche se ci vedo, guarda. Abbiamo preparato un karaoke che cantiamo veloce, io e Nina insieme. Ok, veloce, 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 vai, veloce. Vai, vai, vai. Andiamo, ringraziamo Malair Malair, ringraziamo le Rocks Travel che fu col il Redison Golden Sands, raccomandazioni a Nina. Allora, no, bel karaoke. Ok. Comincio io. Comincio tu. I am, pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Andando via la voce e mia carriera da cantante sarà bruciata. Grazie. Perciò veramente because the night belongs to lovers però l'ho cantata bene. The night belongs to us. Belongs to us. Perché noi siamo gente della notte. Grazie mille. Grazie a te. Grazie molto. Grazie a tutti, spero che avete passato un bellissimo Natale e che questo 2014 che porta a tutti noi le cose migliori. Grazie del cuore. Grazie mille Nina Menaunecchi, ringraziamo Malair Malair del Zara tal-Outfittiek, con ringrazio l'Aldo Shoes tal-Zarbun. Menaunecchi ringrazio l'Aldo Koll tal-Tawna l'Ajut tal-Hom, l'Ajnu tal-Hom, fos l'Ohrani l-Rocks Travel, kif koll l-Redison Golden Sands, kif koll ringrazio l-Filfino tal-Amara Tana. Jena ma l-appuntament ma'kom għal-ġimgħa d-dieħla fejn ma'na l-One Night Stands l-ġimgħa d-dieħla ser ikunu Luis Elva Sallo attriċi u imita attriċi. Tajba, mens iżer nitkellmu maħħa, niltaqgħu wkoll ma' Brooke kif ukoll fl-aħħar iżda mhux l-inqas ħa niltaqgħu ma' Kristin Buħaġar. Jien nitaq magħkom nhar it-tlieta l-ġejja l-One Night Stand, nirringrazzjakom u sadat tant il-lejl it-tajjeb. Ho capito tutto? Il-lejl it-tajjeb, buonanotte. Come? Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb. Ciao. One Night Stand. Jimmy Jupe lilkom, grazzi għal. Bring out the star. Live life the Bay Way. M. De Mayo Wines and Spirits. Opel flimkien ma' Cars International Limited. Tessi Premium Line. Regime Skincare Program. Lasco Supermarket. Very Fino. Code Zero Hair Interpreters.